Pochi giorni fa l'opposizione compatta ha presentato una proposta in tema di salario minimo fuori da Italia Viva, dicendo che si volevano introdurre questo salario alla soglia del 9 euro lordi all'ora per tutti quei lavoratori che non rientravano nella contrattazione nazionale. La mia domanda è: serve il salario minimo nel nostro paese e questa proposta può essere una direzione in tal senso o no? Salario minimo è una direttiva europea che viene introdotta per due motivazioni. La prima, cercare di evitare il dumping salariale tra paesi, stati membri dell'Unione Europea, cioè tra chi aveva coperture di contratti collettivi nazionali di lavoro, come l'Italia, oltre l'80% dei lavoratori ha un contratto collettivo nazionale di lavoro, rispetto a paesi entrati negli ultimi anni nella Comunità Europea che invece non avevano questa percentuale. E secondo, per cercare di parificare il salario minimo stesso applicato all'interno di alcuni Stati membri, quindi per evitare il dumping sul salario minimo. Nella conferenza stampa di presentazione della direttiva, l'Italia viene citata come una best practice di contrattazione collettiva nazionale, perché il salario minimo vuole andare a spingere l'adozione del contratto collettivo nazionale di lavoro. Detto ciò, vedendo oggi è stata presentata la PDL alla Camera, si parla di 9 euro lordi. Non è un tema che riguarda Confindustria. I nostri contratti collettivi nazionali di lavoro sono tutti sopra quella cifra. E questo lo dico perché continua a essere raccontata una storia dell'industria che non è la realtà. Si paga poco in Italia? Sì. Ci sono alcune categorie che pagano poco? Sì, ma non è l'industria. Cortesemente sarebbe bello dire quali sono i contratti o i settori che pagano poco. Come si fa? Semplicissimo. Si incrociano due dati, Unimiens, cioè quello che le imprese pagano ai lavoratori, al singolo lavoratore, con l'UL, Libro Unico del Lavoro. Quante ore lavora un dipendente? Un click. E sappiamo chi paga, quanto riceve un dipendente e chi paga poco, che non è l'industria italiana.